Nicola Sassoli, Almacube, quindi uno degli organizzatori diretti dello Startup Day, quinta edizione, qui a Palazzo Renzo a Bologna. Purtroppo piove, ma dentro si respira aria fresca comunque. Esatto, che cosa sta succedendo oggi? Qual è lo spirito di questa edizione? Allora, lo spirito, diciamo appunto, la pioggia sicuramente è un fattore nuovo, è sempre stato bello e sereno, ma devo dire siamo molto contenti perché comunque c'è almeno la gente che si è presentata gli anni scorsi, quindi almeno oltre 2000 persone, poi dopo andremo a vedere. Si conferma uno degli eventi più importanti in Italia, sicuramente il più partecipato per l'imprenditorialità giovanile. E il fatto che ci sia gente appunto con la pioggia fa capire che vengono veramente quelli veramente interessati, e sono tanti giovani e quest'anno anche gente più senior. E il livello delle startup si è alzato notevolmente rispetto a quello dell'anno scorso, delle startup che si presentano, si è alzato il livello degli espositori, il livello delle startup che invece presentano alla fine del proprio ciclo le proprie imprese davanti agli investitori in un momento ad hoc. Insomma, tutto sta crescendo, la voglia è tanta e soprattutto quella di fare in modo che si crei finalmente qualcosa di interessante a livello nel settore dell'innovazione in Italia, connettendo tutti i puntini che già esistono da qualche anno. Qual è il taglio delle idee di impresa che sono state premiate e valorizzate quest'anno? Allora, il taglio è sempre molto molto come dire, orizzontale, perché chiaramente il nostro asset principale è la community dell'Università di Bologna, quindi da medicina a filosofia e da comunicazione ad agraria arrivano idee di qualsiasi tipo, quindi sempre appunto eterogenee, diciamo. Però abbiamo notato da un lato un innalzamento della consapevolezza imprenditoriale innovativa da parte dei ragazzi, e non, perché non sono solo ragazzi, quantomeno ragazzi dentro, diciamo. E poi abbiamo comunque iniziato a lavorare prima rispetto a Startup Day, quindi da gennaio abbiamo avuto qualche momento di incontro e di formazione, li abbiamo fatti conoscere tra di loro e abbiamo visto che questo ha portato inevitabilmente a un'entropia che ha scatenato poi positività. E sono molto più preparati, si sente quando parlano, e questo, diciamo, è sicuramente il primo risultato a cui tenevamo di più. Bene, grazie Nicolas. Grazie mille. Perché la Lega è qui a Startup Day? Ma guarda, Lega Coop Bologna è il terzo anno che è qui allo Startup Day. Il perché è molto semplice: noi siamo come associazione di categoria alla continua ricerca di nuove modalità, tra cui l'open innovation, per dialogare con quelle che sono le aree con maggior fermento a livello di idee imprenditoriali. È importantissimo in una città come questa, ad alta densità cooperativa, entrare in connessione con il mondo universitario. Questo è l'evento studentesco per l'imprenditorialità più partecipato in Italia. Ci sembra l'occasione giusta per venire a portare il modello cooperativo, facilitare delle connessioni, spiegare quali sono le opportunità che le imprese cooperative che aderiscono alla Lega Coop Bologna possono offrire a giovani con un'idea per startup o per altre attività imprenditoriali. Quindi un modello per fare impresa assolutamente interessante, in qualche caso forse addirittura il più adatto, è quello cooperativo. Noi vogliamo semplicemente dire che nel menu delle possibilità per fare una nuova impresa c'è anche la startup cooperativa accanto alle altre. È un modello di startup particolare dove la ownership è condivisa, quindi c'è una possibilità di condivisione e si aggancia a quella che è la tradizione del modello di impresa cooperativa, cioè chi non ha dei capitali di partenza ma magari ha delle buone idee ed è in grado di rispondere a determinati bisogni, nel modello cooperativo, anche sotto forma di startup, può trovare delle risposte. Benissimo, grazie mille. Grazie a te. Matteo Vignoli, Open Innovation Program a Unibo. Cosa c'entra l'Open Innovation con le startup? Allora, le startup sono, diciamo, la nostra risorsa per il futuro, perché sono quelle imprese che stanno oggi costruendo i prodotti e i servizi di domani. E sono per questo molto interessanti per le imprese esistenti, perché a volte non tutte le innovazioni possono nascere all'interno di un processo di ricerca e sviluppo che sta dentro l'impresa. Quindi il legame tra startup e open innovation è molto forte, perché le startup sono un ecosistema, le imprese costituite possono investire nelle startup, ma possono anche portarle all'interno delle loro, diciamo, mura, e questo processo di contaminazione reciproca fa parte dell'open innovation. In più, gli studenti per noi sono la gente che fa
succedere queste connessioni più velocemente, perché attraverso dei programmi di Open Innovation noi mettiamo in connessione le start-up, gli studenti e le imprese per generare nuove opportunità di innovazione. Alcune volte da una soluzione che può essere, diciamo, nata all'interno di una start-up a un prodotto o un servizio ci sta un mercato che diciamo è aperto. In altri paesi, nei paesi anglosassoni, diciamo, spesso la exit è l'obiettivo finale delle start-up. Da noi ogni tanto succede, però il nostro sistema forse non è prontissimo per questo. Questo meccanismo può essere, come dire, una via italiana allo sviluppo delle start-up, una strada di uscita per le start-up? Sì, a noi piace pensare che il valore generato sia nel lungo periodo, e quindi che la crescita sia l'obiettivo che dobbiamo porci, e la nostra cultura millenaria ci fa capire che non basta che qualcuno faccia una exit, realizzi un ritorno finanziario per generare benessere, cultura e valore. Quindi assolutamente questa può essere una via italiana al fenomeno delle start-up, ma soprattutto noi pensiamo che sarà la via mondiale. Quando il tema finanziario avrà trovato la sua collocazione, diciamo, nelle dinamiche che descrivono questo fenomeno, probabilmente ci saranno tutti gli altri temi di impatto, territorio, connessione con le imprese esistenti, sviluppo di nuove soluzioni e valore che allargano l'opportunità che abbiamo per le startup. In più, questo, diciamo, secondo me è molto importante, le startup sono un meccanismo anche di ascensore sociale, nel senso che chiunque oggi ha un'idea che vale e un gruppo con cui costruirla può effettivamente avere successo. Due bei temi per la nostra economia regionale. Assolutamente sì. Grazie mille, Matteo. Grazie, Salve.